Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti da Nat. Ciao a tutti da Giusy. Oggi puntatona di Uomini e Donne Over. Prego Giusy. Benissimo, oggi è stata una puntata ricca di colpi di scena. Pregna di colpi di scena. I protagonisti sono stati Giorgio Manetti ed Alessandra. Diciamo che Alessandra si è lamentata del fatto che Giorgio non è stato presente durante le esterne o quando si frequentavano. Si dimostra poco interessato a lei. Lei infatti pensa proprio che lui abbia una relazione al di fuori della trasmissione con qualche altra donna. Così almeno pensa la dama. Manetti invece, in tutta risposta, asserisce che di lei, non di Alessandra, non gli piace un aspetto del suo carattere. Praticamente il Manetti cerca di giustificare le accuse della dama dicendo che potrebbero esserci degli aspetti della sua personalità che non rientrano nei suoi canoni. Giorgio Manetti, che a noi pare molto furbo, molto furbetto, non ha negato il fatto di avere qualche rapporto intimo con le donne, anzi lui si è giustificato dicendo che non ha mai nascosto questo particolare durante la trasmissione. Praticamente riepilogando, Manetti ha asserito che pur partecipando a Uomini e Donne, al di fuori della trasmissione gli capita sovente di avere dei rapporti intimi anche con altre donzelle. Assolutamente sì, perché Manetti ha detto che lui non è un frate. Non è un frate, e questo l'abbiamo capito, è un gabbiano, vabbè. Ed ecco che parte il battibecco con Gianni Sperti, il quale insinua che Giorgio Manetti non potrà mai trovare una donna sapendo che ha relazioni con altre dame fuori dal programma. Riepilogando, quale donna va a Uomini e Donne per corteggiare Giorgio Manetti sapendo che il gabbiano in questione intrattiene dei rapporti con altre donne e non lo nega per di più? A noi sembra una cosa un po' strana. È voi cosa ne dite? Strana, è molto strana, assolutamente sì. Diciamo che Giorgio ha cercato di correggere il tiro e ha iniziato a spiegare l'esterna con Alessandra. A un certo punto Gemma si è stufata e ha iniziato a dire che tra un po' Manetti spiegava anche il menù, di che cosa hanno mangiato a destra e a sinistra. Praticamente la Galgani ha accusato il Manetti di essere un po' troppo prolisso. E al che il Manetti si è imbufalito. Si è arrabbiatissimo, sostenendo addirittura di essere in trasmissione e di ascoltare storie che non finiscono mai, storie infinite. Secondo noi si riferiva alla storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, cioè nel senso che c'è questo tira e molla e non riescono mai ad aggiungere a un finale. Stranamente, non abbiamo potuto fare a meno di notare che nel frangente nel quale Giorgio Manetti affermava di aver avuto dei rapporti intimi, di avere dei rapporti intimi con altre donne, la signora Cipollari si è molto rabbuiata. Assolutamente, ma molto. Si è rabbuiata ed è uscita dallo studio. Ad un certo punto è uscita dallo studio e anche al suo rientro l'abbiamo vista molto cupa, molto tesa. Chissà, qui gatta ci cova, cosa ne dite? Praticamente la storia tra Giorgio e Alessandra si chiude con Alessandra che dichiara di non volere più continuare la conoscenza col Manetti. A questo punto anche Manetti dichiara di non voler continuare la conoscenza con Alessandra, ma Maria rivela a Manetti che Alessandra aveva già individuato un nuovo cavaliere col quale voleva uscire. Esatto. E la reazione del Manetti qual è stata? A questo punto Giorgio e Gianni litigano fortemente. Gianni è proprio convinto che Giorgio stia recitando un copione, che non sia sincero e che non troverà mai la donna della sua vita. E per oggi è tutto, un bacione da Giusy. Un bacione da Nat, alla prossima, ciao ciao!